Buonasera, buonasera e ben ritrovati a Golden Set, terza puntata, la trasmissione interamente dedicata alla Sir Safety Souza che appunto ha visto quest'anno la partnership con Umbria TV. Già ieri sera avete avuto la possibilità di visionare la maxi sintesi della gara di domenica scorsa a Padova e quindi noi andiamo subito ad iniziare questa terza puntata che anche questa volta sarà ricchissima perché una settimana intensa, tratteremo ovviamente della gara di Padova di domenica scorsa ma già pronti all'anticipo di giovedì a Civitanova, per non dire poi del primo trofeo stagionale, la Supercoppa del 31 e dell'1. Qualche accenno faremo anche sull'ufficialità della partecipazione della Sir Safety Souza Perugia al Mondiale per Club. Di questo e tanto di più ne parleremo io e Marco Cruciani. Buonasera Marco. Buonasera Federica. Sì, sarà un piatto ricchissimo anche questo di questo terzo appuntamento con Golden Set. Grandi ospiti, grandi temi. Siamo ancora appena 4 partite giocate in questa stagione, ma entriamo già nel vivo di una fase del mese di ottobre che ci porterà verso appuntamenti davvero importanti. Ma intanto direi che possiamo andare subito a conoscere gli ospiti che ci fanno compagnia stasera. Eh sì, grandi ospiti questa sera che non hanno bisogno di grandi presentazioni. Alla mia destra il centrale della Sir Safety Souza Perugia, Flavio Gualberto. Buonasera Flavio, benvenuto a Golden Set. E poi il palleggiatore della Sir Safety Souza Perugia e non solo, ma ne parleremo poi dopo, Simone Giannelli. Buonasera Simone. Buonasera a tutti. Da questa parte invece siamo come sempre in tribuna stampa e abbiamo 2 firme prestigiosissime a farci compagnia in questo terzo Golden Set stagionale. Alla mia destra c'è una firma che da sempre possiamo dire segue per Umbria TV le vicende dei Black Devils. Appena abbiamo visto apparire sugli schermi di Umbria TV si è subito occupato di volley e questo ci ha fatto immediatamente piacere. Lui, lo conoscete benissimo, è Pietro Cuccaro, giornalista di Umbria TV. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Grazie. E alla mia sinistra invece un'altra firma storica del volley perugino, lui è il corrispondente della Gazzetta dello Sport da Perugia, Antonello Menconi. Grazie, grazie, buonasera, grazie per l'invito. Buonasera. Allora, dicevamo, sarà una puntata ricchissima, ma come al solito dobbiamo seguire una scaletta, quindi Marco direi però prima di andare a dare uno sguardo all'ultimo match giocato, quello a Padova, diamo appunto uno sguardo ai risultati e alla classifica, tenendo conto che ci sono già delle squadre che hanno giocato una gara in più. Vai con i risultati. Eh sì, quella in più di cui parlava Federica è l'anticipo della quinta giornata che si è giocata giovedì 20 ottobre col successo della Lube al tie-break sul campo dell'Itas Trentino. Gli altri risultati invece, quelli delle gare giocate domenica, li vedete in grafica. Itas Trentino Top Volley Cisterna 3-2. A Modena, Allianz Milano 3, Valza Group Modena 2. 3-0 il successo del Vero Volley Monza sulla Cucina e Lube Civitanova. A Verona un altro tie break, quello che ha visto il successo della Gioiella Prisma Taranto sulla With You Verona, il 3-1 con cui la Sir Safety Souza si è imposta sul campo della Pallavolo Padova e infine il netto successo per 3-0 della Gassades Blue Energy Piacenza in casa del fanalino di coda Emma Villas Obey Siena. Per una classifica che vede al comando la Sir Safety Souza Perugia con 12 punti, a seguire Top Volley Cisterna con 10, 9 punti per Cucine Lube Civitanova, 7 per Allianz Milano, Gassales Blue Energy Piacenza, Itas Trentino, 5 punti per With You Verona, Gioiella Prisma Taranto e Valza Group Modena, 4 punti per Pallavolo Padova e Vero Volley Monza, chiude la classifica 0 punti Emma Villas Obey Siena. Ricordiamo che sia Civitanova che Trento hanno disputato 5 gare proprio in virtù dell'anticipo. E diciamo subito una curiosità riguardo a questa classifica, Sir da sola in testa punteggio pieno dopo 4 giornate, non è una novità per Perugia che già nella stagione 2018-2019 e in quella 2020-2021 si trovava nella stessa situazione, ovvero dopo 4 giornate, 12 punti, solitaria in vetta alla Superlega.
Infatti, andiamo quindi a dare uno sguardo al servizio che è stato realizzato domenica subito dopo la gara di Padova, quarta vittoria di fila, 3-1 il risultato finale. Dopo un primo set un po' incerto, la Sir è salita in cattedra e ha portato a casa altri 3 punti. Vediamo. 4 su 4 e vetta solitaria per la Sir Safety Susa Perugia, che vince il rimonta Padova e guida da sola il campionato di Superlega. I Black Devils espugnano la Kyoen Arena con una prestazione in crescendo dopo un primo set difficile con poco ritmo, per merito anche di un ottimo Padova, facendo salire i giri del motore, in particolare al servizio, e a Mure trovando nelle proprie tante bocche di fuoco terminali infallibili in contrattacco. Dopo l'iniziale 25-21 per i Veneti arrivano 3 parziali a favore di Perugia che parlano da soli: 12-25, 19-25, 18-25. Emblematici numeri della sfida: Perugia fa meglio di Padova sia nei 9 metri, 8 ace contro 5, che in attacco, il 60% contro il 46 dei padroni di casa, ma soprattutto scavando il solco a Muro, dove i bianconeri di Anastasi vanno a segno 12 volte contro lo 0 nella casella dei padavini. Giannelli gestisce bene il gioco offensivo dei suoi e manda tutti e 5 gli attaccanti in doppia cifra. Domina Riklicki, 23 punti, 2 ace e 4 muri, il 71% in attacco, ma MVP anche Soleda, 12 palloni vincenti e il 91% dei primi tempi, 14 punti di Plotnitsky, 10 di Flavio e 11 di Semeniuk, che completano il quadro con il consueto Colaci impeccabile in seconda linea dopo il primo set di Piccinelli. Giovedì sera è di nuovo Superlega con l'eterna sfida Civitanova in trasferta, anticipo dell'undicesima di andata in programma a dicembre, quando la squadra di Anastasi volerà in Brasile per giocarsi il titolo mondiale per club. E eccoci. Simone, Flavio, una partita che al di là del risultato perentorio 3-1 è stata però una partita un po' sofferta, no? Specialmente il primo set è partito un po' in salita. La Superlega è questa, no? Abbiamo detto che le partite sono difficili e quindi è normale che sia così, si gioca contro avversari forti, contro giocatori forti, quindi è normale che si soffre un po'. Loro hanno giocato un primo set stellare secondo me e quindi hanno meritato di vincere. Noi abbiamo giocato anche bene secondo me, abbiamo commesso qualche piccola imprecisione, abbiamo perso set di 3 punti, però insomma è la normalità, quindi bisogna star lì, combattere punto dopo punto, e poi come abbiamo fatto, tenere un certo livello e vedere un po' come va. Noi abbiamo tenuto e abbiamo alzato un po' il nostro livello e loro dopo un po' sono calati. Questa è stata la cosa fondamentale di quella partita lì. Flavio, è sempre interessante ascoltare i commenti post partita, soprattutto degli allenatori. Ha raccontato Jacopo Cuttini, coach di Padova, un po' quello che è stato, quella che è stata l'impostazione che ha voluto dare a questa partita. E infatti anche oggi, al mattino di Padova, ha ribadito il concetto che ha caratterizzato il primo set. L'approccio aggressivo è stato voluto per sorprendervi. E in parte secondo te questa cosa ha funzionato, oppure in realtà avete capito ben presto che loro erano partiti così forte non a caso? Sì, come dice Giannelli, loro hanno giocato bene nel primo set, il nostro muro difesa non ha funzionato molto bene, quindi organizziamo questo dopo il tempo del primo set. Il secondo già ha cominciato a funzionare tutto, nostra battuta ha iniziato a fare a mettere loro in difficoltà e questo facilita il nostro lavoro di muro e difesa, quindi il secondo set giocheremo molto, molto meglio. Un aspetto particolare legato al fatto che anche in questa seconda trasferta tu sei partito nel sestetto di base di questa sfida, come era già accaduto a Siena. Raccontaci come si è sviluppata questa tua seconda presenza dall'inizio a Padova. Sì. Dico, il coach ti ha avvertito con largo anticipo che saresti partito, che avresti giocato tu, oppure? Sì, lui ha detto a me che io ho giocato contro Padova, quindi mi preparo per la gara e penso che ho fatto una buona partita. Assolutamente sì. Antonello, una squadra, cioè, ancora una volta coach Anastasi ha sorpreso, no? Con uno schieramento nuovo, Flavio, Piccinelli, Plotinski titolari, è l'arma in più quest'anno della Sir?
Ma assolutamente sì, ma sorpreso sino ad un certo punto, perché sin dal suo arrivo Anastasi già in conferenza stampa aveva lasciato intendere quello che era un po' la gestione di questo gruppo, nel senso, giustamente, cioè, se tu hai due squadre è giusto che le fai giocare tutte e due, quindi in modo da arrivare agli appuntamenti clou della stagione con i giocatori a cui tieni di più che abbiano magari le migliori condizioni. Quindi questo turnover non sorprende, ma è anche credo giusto, perché del resto quando tu costruisci una rosa di un livello tale per cui puoi intercambiare uno, due, tre giocatori senza avere dei sussulti negativi, credo che sia giusto così. E questo sarà un po' l'andamento dell'intera stagione, perché è nel DNA del tecnico e anche perché la rosa te lo permette. Sinceramente in queste prime quattro partite c'è stato il turnover, ma non è che al di là di qualche spezzone di set non è che ci sono state delle disfunzioni tali per cui il tecnico possa tornare indietro sulle proprie idee. Pietro, ad After Hour, la trasmissione di Lega Volley che commenta le partite appena terminate, Andrea Zorzi, parlando della partita di Perugia, ha parlato di percentuali d'attacco irreali per Perugia. Poi magari sentiremo Simone se è tutto merito degli attaccanti o anche c'è lo zampino determinante di colui che le ha innescati. Insomma, domanda pleonastica, è ovvio che c'è lo zampino. No, io in realtà sono un po' sorpreso rispetto alle prestazioni della SIR, non tanto rispetto al turnover, me lo aspettavo, rispetto alle prestazioni, alla resa in campo della SIR sono un po' sorpreso. Si veniva da una competizione internazionale come il mondiale che comunque poteva lasciare strascichi, invece non ci sono stati. Si trovava un allenatore che tornava in Italia dopo tanto tempo, nuovo per Perugia, nuovo anche per il campionato, una pallavolo che è cambiata tanto. Invece devo dire che la SIR è di fatto l'unica fra le grandi squadre che non ha avuto passaggi a vuoto se non, insomma, qualche sporadico set. Due set. La speranza, insomma, è che si tenga. È vero che la stagione presenta degli appuntamenti chiave in vari punti. Non è necessario solamente arrivare in fondo con il massimo della forma, ma anche farsi trovare pronti, insomma, gli appuntamenti che sono di fatto imminenti. Poi c'è anche il mondiale, insomma. Sarà importante conservare un livello di forma medio-alto per tutta la stagione. E in questo le rotazioni sono fondamentali, insomma. E sentiamo al proposito Marco che cosa ha commentato, come ha commentato la gara coach Andrea Anastasi subito dopo la fine della partita. Hai ragione, è stato un primo set opaco, eravamo un po' contratti, ci sta, loro hanno azzeccato le battute, gli attacchi, hanno fatto veramente qualcosa di straordinario, poi man mano siamo entrati in controllo della partita, onestamente non abbiamo più sofferto, abbiamo lavorato bene, muro di difesa, in contrattacco anche, qualche errore in battuta, però ci sta, insomma, cioè, ogni partita c'è la sua storia. Senti, si va avanti, Tour de Force che adesso inizia, entra nel pieno giovedì, prima della Supercoppa, test molto importante, penso anche molto utile per te a Civitanova, per uno degli anticipi per il Mondiale per Club. Assolutamente sì, sarà una partita ancora una volta interessante, special modo, possiamo entrare in ritmo da Supercoppa, perché poi lunedì avremo una partita difficilissima con Trento, ovviamente giochiamo contro il campione d'Italia, una squadra che è in grande crescita dall'inizio della stagione, quindi insomma andremo là con grande umiltà, consapevoli del fatto che hanno lo scudetto in casa, sul Taraflex, sulle maglie, e quindi avremo molto rispetto. Grazie Andrea. Grazie a voi. Post partita che inevitabilmente ci proietta già su quelli che sono i prossimi appuntamenti, ma noi torniamo per un attimo, Simone, sulle parole di coach Anastasi, che anche nel suo caso ha voluto sottolineare un inizio un po' contratto, quantomeno di Perugia. A te che sei l'allenatore in campo di questa squadra, però vorrei chiedere una spiegazione, un racconto da poter fare in qualche modo a chi ci segue per capire anche delle particolarità tecniche. Jacopo Cuttini, tornando sull'allenatore di Padova, ha detto il primo set hanno giocato normale e noi a mille, poi loro hanno alzato il livello, girato la rotazione.
Ecco, noi siamo andati a vederla questa rotazione. Perugia è partita nel primo set in posto 1 con Plotnicki, Solette, Semeniuk, Flavio e Riklinski. Cambia la rotazione, in effetti, nel secondo set. Si parte in 1 con Semeniuk, Flavio, Riklinski, Plotnicki, Solè e tu in 6. Che cosa ha comportato dal punto di vista tecnico questa variazione e che cosa, in che modo ha scombinato i piani di Padova? Beh, cambiando la rotazione, insomma, gli accoppiamenti che si vengono a creare con gli attaccanti contro il muro avversario cambiano, no? Quindi magari certe squadre studiano determinati comportamenti di certe squadre in determinati momenti delle partite, con ovviamente gli avversari sistemati in una certa posizione, no? Quindi questo magari è stato uno dei punti che li ha messi un po' in difficoltà, ma penso che a dire il vero più che quello sia stato proprio il nostro gioco, no? Perché quello può essere una piccola cosa, può essere una cosa che ti aiuta sicuramente, gira la rotazione, quindi magari cambiano i battitori su determinati ricettori loro, però insomma io penso che siamo stati molto molto bravi noi, abbiamo giocato una buona pallavolo e ripeto, sono convinto che il primo set abbiamo giocato, sembra che abbiamo giocato male, ma abbiamo giocato una buona pallavolo, loro hanno giocato molto molto bene e hanno vinto loro quel set lì, però insomma noi siamo stati bravi a tenere quel livello, a mantenerlo e a sorpassarci anche un po' di più rispetto al primo set e abbiamo vinto la partita. A Padova hanno scritto: Giannelli ha saputo orchestrare i suoi con la consueta enorme intelligenza, tanto da mandarne 5 in doppia cifra. I complimenti fanno sempre piacere. Sì, fa sempre piacere, però ovviamente avendo attaccanti così forti è anche più semplice per me, no? Quindi sono tutti attaccanti questi fortissimi, di un livello incredibile. E anche la parola che avete usato prima, turnover, secondo me non è turnover, secondo me realmente sono... siamo 14 giocatori veramente molto molto forti e quindi quando il coach decide non è che è un turnover che passa la panchina, non ci sono titolari, non c'è, siamo tutti quanti che siamo pronti a giocare, siamo tutti quanti giocatori di alto livello e quindi questo ci permette poi di esprimere un buon livello di gioco. Flavio, per te il secondo anno in Italia, no? Sì. Quest'anno arrivi a Perugia, è veramente il campionato italiano il campionato più bello e più forte del mondo? Sì, sì, sicuramente. Due anni fa ho giocato in Polonia, la Plus Liga, che anche è un campionato fortissimo, e la Superliga brasiliana, anche è un campionato fortissimo, ma in Italia c'è tantissimi giocatori bravissimi di tutti i paesi del mondo e sicuramente è la Superliga più forte del mondo. Come vi preparate quindi? Guardiamo un po' avanti a questo mondialito dove sì, una squadra la conoscete, vabbè, tu vai e torni a casa tua in pratica in Brasile. Com'è il livello di questo mondialito? Giannelli l'ha già giocato con Trento, però per Perugia sarà la prima volta. Sì, il livello del campionato mondiale è fortissimo. C'è una squadra brasiliana che ha vinto la Superliga brasiliana, se non sbaglio, 5 volte. Che è stata Cruzeiro, c'è anche Minas Tennis Club, che è un club tradizionale in Brasile, è un'altra squadra brasiliana di São Paulo, Vôlei Renata, Campinas, e anche due italiani fortissimi, che sono noi e Trento. Sarà un campionato difficilissimo sicuramente, ma andiamo a giocare per vincere. Io conosco un po' le squadre brasiliane, quindi posso aiutare il nostro staff con qualcosa e vediamo, ma sicuramente andiamo per vincere. Pietro, tu che hai seguito negli ultimi anni Perugia, sai anche che questo mondiale per club in qualche modo è stato sfiorato in diverse circostanze da Perugia. Finalmente Perugia approda a questa manifestazione, l'unica a carattere mondiale per una squadra di club, certamente al di là dell'aver ingolfato il calendario, è un momento straordinario per una realtà come Perugia. Ma senza dubbio, inseguita a lungo da Sirci, mi verrebbe da esatto. Dire che frequenta anche quelle zone quando va in vacanza, ci teneva particolarmente, credo che sia una vetrina incredibile per lo sport perugino, lo sport umbro, ma anche per il territorio direi, no? Perché la SIR ormai, anche in virtù del fatto che l'Umbria non ha diciamo, rappresentanti nel calcio che conta, almeno per il momento, insomma, si fa anche portavoce, no? Delle peculiarità del territorio, dell'immagine del territorio, e questo è importante per vari settori, non solo per lo sport.
Dal punto di vista sportivo l'incognita c'è, insomma, sulla, su che tipo di conseguenze avrà questa competizione poi per il proseguo della stagione. Ci appelliamo al fatto che abbiamo una rosa molto ampia, l'abbiamo detto più volte, e all'esperienza del tecnico. Certo. Simone, che di mondiali per club ne ha già messo uno nel suo palmarès, qualcosa ne sa. Che manifestazione è? Sì, è una manifestazione difficile, come diceva Flavio, forse adesso è cambiato un po', anche una volta c'erano più squadre, però sicuramente le squadre che ci sono, che andremo a affrontare, sono squadre di primissimo livello. Le squadre brasiliane, parlavo proprio con Flavio l'altro giorno, sono giocatori che giocano in nazionale brasiliana, quindi sono squadre molto molto forti. Poi ci saremo noi, ci sarà Trento, quindi saranno poche partite, perché alla fine siamo sei squadre, quindi non saranno tante. Sarà ad andare lì e giocare. Anche concentrate in pochi giorni. Esatto, eh? Esatto. Quindi sarà ad andare lì e giocare subito a un buon livello, perché si parte subito, ci sarà un viaggio bello lungo da affrontare, però insomma io penso che per noi atleti è bello, no? Riuscire a partecipare a un mondiale, a una manifestazione del genere, quindi siamo contenti, siamo carichi di andare lì. Per la cronaca, Simone ha vinto il mondiale per club 2018 e guarda caso è risultato anche il miglior palleggiatore del mondiale. Questa è un'abitudine che poi negli anni hai replicato spesso e volentieri. Antonello, torniamo alla gara di domenica, dove la SIR ha vinto secondo te? In attacco a muro, con percentuali altissime rispetto a Padova, al servizio con tanti ace sempre rispetto a Padova? Ma ha vinto secondo me soprattutto sul piano della continuità, cioè il valore di una squadra, soprattutto di questa Perugia, è nell'aspetto tecnico, nei valori che riesce ad esprimere, però è soprattutto nella continuità che riesce a dare, grazie soprattutto alla propria rosa. Lo ha detto Anastasio, lo ha detto Simone, nel primo set, Padova ha giocato ad un livello tale per cui ha messo anche in difficoltà, secondo me tra virgolette, la SIR, però è normale che quando i valori tecnici sono inferiori riesci ad avere delle impennate, però non puoi dare continuità, mentre invece le squadre forti si misurano su questo aspetto. Quindi è vero che i valori tecnici, dicevi tu, l'attacco e la battuta anche, però la continuità è l'aspetto che maggiormente si cerca nella pallavolo per poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. Credo che in questo momento Perugia sia in testa a punteggio pieno grazie soprattutto alla continuità che è riuscita a trovare nel proprio rendimento e nella possibilità, nella capacità di far esprimere al massimo i propri giocatori anche senza spremerli. MVP della gara vinta a Padova, Sebastian Solé, 10 punti in attacco e 2 muri, in attacco ha chiuso con il 91% di positività, una partita assolutamente clamorosa, e anche a questo che faceva riferimento Andrea Zorzi quando parlava di percentuali irreali. E allora andiamolo ad ascoltare l'MVP di questa partita nell'intervista realizzata a fine gara da Simone Camardese. Seba, MVP stasera qui a Padova, vittoria sofferta, vittoria alla fine meritata dopo un primo set di assestamento. Siamo partiti, abbiamo fatto il nostro gioco, quarta vittoria consecutiva, bene così. Sì, una partita sofferta all'inizio perché sapevamo che loro qua in casa sono bravi, stanno giocando bene e niente, siamo partiti bene, ma loro hanno fatto un po' meglio, abbiamo avuto pazienza, poi pian piano la partita è andata avanti, insomma abbiamo fatto il nostro gioco e lì dopo non abbiamo lasciato crescere. Senti, grande crescita soprattutto dal secondo set in poi in fase break, no? Abbiamo iniziato a far male con la battuta e a muro abbiamo iniziato a prendere le misure su gli attaccanti di Padova che nel primo set ci avevano fatto molto male. Sì, c'è stata una parte che oltre magari a errori in battuta un po' di più non riuscivamo a entrare in quella fase buona di break, però nonostante quello il cambio palla era buonissimo e questo ci ha tenuto sopra punteggio spessissimo, quindi magari non facendo una cosa bene abbiamo fatto l'altra, abbiamo fatto un buon equilibrio. Ultima cosa, il ritmo adesso lo prendiamo ogni 3 giorni. Giovedì si va a Civitanova per uno dei 3 anticipi per il mondiale per club, match intanto sempre affascinante, molto importante, un big match,
come te l'aspetti questa partita? Sì, sì, adesso inizia anche quello bello, perché abbiamo tante partite che alla fine è quello che vogliamo fare. E niente, una partita come sono tutte con Civitanova, sempre belle, è una grandissima squadra. Insomma, abbiamo un paio di giorni da prepararla e scendiamo in campo come stiamo facendo, con l'atteggiamento giusto, e poi vediamo cosa dice il campo. Bene, grazie Seba. Grazie. Flavio, una grande prestazione di Solé, ma anche tu non hai scherzato, perché hai chiuso la partita con 10 punti, 8 in attacco con l'89% di positività e due muri. Un 89% che intanto la dice lunga su un feeling che avete trovato immediatamente con Simone, pur non avendo mai giocato insieme. Sì, 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 io sono l'ultimo arrivato in Perugia, ma già avuto un feeling con Gianelli di proprio sentito. È facile giocare con lui, perché sì, lui è bravissimo e lui è alto, quindi palleggia. Penso che è un po' più facile per palleggiare per centrali. Simone, confermi? Sì, 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 confermo. Poi loro saltano tanto, quindi io non devo far tanto, devo solo andare lì, dare la palla a loro, e poi loro fanno tutto il resto. Tanto ce l'hai la tentazione, insomma, ai mondiali hai dimostrato anche di essere un bravo attaccante, un paio di punti l'hai fatto in secondo tocco, ce l'hai ancora questo istinto di invece di alzare e di andare in attacco? Sì, 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 beh, mi piace un sacco, ho sempre giocato come schiacciatore, quindi essendo alto, insomma, ho la fortuna di riuscire anche ad attaccare, quindi quando c'è bisogno, ovviamente non è una cosa che faccio sempre, quando c'è bisogno, la squadra ha bisogno, io ci sono anche per mettere giù qualche pallone, quindi non mi tiro mai indietro. L'abbiamo visto. In Brasile diciamo che tutti i palleggiatori vogliono essere un attaccante. Sì. Sì, viene considerato un po' come ripiego, vero? Assolutamente no. Abbiamo l'ultimo contributo del post-gara di domenica, quello con Max Colaci, che è subentrato dal secondo set a Padova. Sì, abbiamo sofferto perché loro sono forti e quindi secondo me la spiegazione è molto semplice. E poi è chiaro, noi abbiamo anche commesso tanti errori nella prima parte di gara, e questo è un palazzetto bellissimo, ma dove è anche difficile giocare da dentro, non è semplicissimo, lo dico adesso che abbiamo vinto, perché se avessimo perso non l'avrei detto. E quindi sai, si fa un po' fatica a trovare il ritmo in battute, ricezione, poi dopo pian piano le cose sono andate meglio, loro nel primo set hanno avuto secondo me un livello di battuta altissimo, poi hanno continuato, però hanno anche commesso qualche errore in più, noi siamo cresciuti un po' in tutti i fondamentali e siamo stati bravi nei momenti in cui eravamo punto a punto a non disunirci. Simone, un bell'ambiente, tra l'altro domenica, 3.500 persone, un palasport bello e gremito, è anche in qualche modo probabilmente l'effetto mondiale che cattura l'attenzione quando dall'altra parte della rete ci sono giocatori come te e come i tuoi compagni di squadra. Ma spero, no? Perché vincere con la nazionale serve anche a quello, no? Per cercare di aumentare la portata del movimento pallavolo, quindi spero che non vada calando, no? Spero che resti, che andiamo avanti così su con questo movimento, perché la pallavolo è uno sport bello, quindi a Padova sono stato contento di vedere un palazzetto pieno, tanti ragazzi, tanti giovani che hanno visto il mondiale, quindi sono stato veramente contento, spero che sarà pieno anche in futuro, no? Non solo contro Perugia, ma anche contro altre squadre, e che continui a essere così, perché era veramente bello. E c'è, Flavio, un concetto, il fatto che non siete mai soli, al di là della cornice molto bella quando capita come domenica a Padova in cui ci sono 3.500 persone, ma poi c'è sempre il vostro pubblico a seguirvi. Sì, 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 è un piacere grandissimo di ottenere questo pubblico seguendo noi, possiamo essere un tipo una ispirazione per loro, e questo è un piacere. C'è qualcosa di brasiliano nel modo in cui Perugia segue con calore, in questa maniera così vicina, forte, quasi pressante la propria squadra? Sì, 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 è anche un po' similare. In Brasile abbiamo anche con gioco importante, è un palazzetto pieno, come qua in Italia, tutte le gare sono con palazzetto pieno.
Ma anche lì gli speaker urlano come te. Ce lo facciamo dire. Chiede se anche in Brasile gli speaker urlano come Marco Cruciani? Sicuramente il mondiale sarà un palazzetto pieno, sicuramente. Antonello, è veramente un valore aggiunto il movimento dei sirmaniaci qui a Perugia, non solo a Perugia, che poi nella maggior parte dei casi seguono la squadra. Non sarà possibile purtroppo per molti, ne parleremo dopo, per la Supercoppa e ancora di più per il mondialito, insomma, suppongo. Beh, assolutamente sì, perché del resto quello dei sirmaniaci è un fenomeno unico in Italia, probabilmente quasi unico a livello anche internazionale, perché davvero un grande movimento. Poi c'è stato un po' un rallentamento con il Covid, quindi c'è stata un po' di lentezza forse per ripartire, però cioè, prima del Covid c'è stato il boom e ora si sta ritornando ai livelli massimi, con la possibilità di avere questi palazzetti pieni, quindi con la possibilità anche di avere un maggior numero di appartenenti alla tifoseria organizzata. Certamente, al di là dell'aspetto del calore, cioè quello dei sirmaniaci è secondo me un valore aggiunto, sia per quanto riguarda per quello che riescono a dare alla squadra, ma anche per il fatto per l'aspetto sociale, nel senso che vediamo che questi sirmaniaci ci sono persone di tutte le età, di tutte le realtà limitrofe a Perugia, e quindi cioè, nel senso, c'è l'aspetto positivo, tutti gli aspetti positivi che possiamo ricercare in una tifoseria organizzata. Quindi credo che l'aspetto, il valore aggiunto sia dal punto di vista del calore, ma anche dal punto di vista della socializzazione, che secondo me è un aspetto molto ma molto importante. Cioè, secondo me tanta gente prima dei sirmaniaci non seguiva lo sport a questo livello con questa attenzione. Sì, assolutamente una tifoseria trasversale. Secondo me sì. A proposito di sirmaniaci, prima di andare in pausa, Federica, ricordiamo e ringraziamo per averci segnalato e mandato anche un video molto particolare, sirmaniaci che hanno realizzato le donne sirmaniache, sirmaniaci for Women, Freedoms and Rights, per le donne iraniane e per i diritti di tutte le donne. Un bellissimo video che vi invitiamo a vedere, a cercare su YouTube, sul sito dei sirmaniaci. È un po' lungo, noi abbiamo tantissimo materiale stasera, non possiamo mandarlo, magari in una delle prossime puntate ve lo mostreremo. Assolutamente sì. Noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, subito dopo ci ritroviamo con la seconda parte, dove come al solito faremo un mini tour negli altri palazzetti, però vi anticipiamo che non potevamo dimenticare che abbiamo ospite Simone Giannelli, sì, palleggiatore della Sierra Safety Susa Perugia, ma recente campione del mondo, MVP e miglior palleggiatore del mondo, quindi abbiamo preparato per lui una piccola sorpresa, ma soprattutto per i telespettatori. A fra poco. E eccoci tornati in studio. Come annunciato, non ce ne voglia Flavio, che comunque ricordiamo nel corso del campionato, del campionato mondiale ha vinto comunque la medaglia di bronzo, arrivando appunto terzo, la finalina diciamo contro la Slovenia 3-1, tra l'altro hai realizzato anche 7 punti, un'ottima prestazione per te, però non potevamo fare a meno di fare un tributo. Diceva prima Marco, il palmarès di Simone Giannelli, che malgrado sia giovanissimo, 26 anni, è lunghissimo, ricordiamo solo gli ultimi anni, insomma, MVP ai campionati europei del 2021, MVP ai mondiali del 2022, è stato decretato anche come miglior palleggiatore al mondo. Noi abbiamo preparato questa mini videoclip realizzata da me e Carlo Sampogna. È da 24 anni che questo titolo mancava, io avevo 2 anni, quindi ero un po' piccolo e quasi non me lo ricordo. Abbiamo tutti quanti noi una bella eredità sulle spalle, perché comunque quella generazione di fenomeni ha fatto un qualcosa di straordinario, elevando la pallavolo ad un altro livello, e siamo tutti grati a loro.
orgogliosi di tutti loro, di tutto lo staff, di tutti quelli che sono stati con noi, di tutti i ragazzi che il movimento che diceva prima il presidente Manfredi che sta sotto di noi, è un gran movimento di giovani e spero anch'io, come dicevano tutti, come c'è il coach, di tornare un'altra volta qua, sarei molto contento. Sono molto contento di aver portato e di aver riportato l'Italia dove era 24 anni fa. L'abbiamo fatto con uno stile nostro, uno stile fatto di sorrisi, di gioia nel stare in campo, una gioia particolare nel rappresentare il nostro paese. Sorridi, perché lì sorride. Che cosa significa vincere contemporaneamente un mondiale, essere decretato il miglior palleggiatore al mondo e l'MVP, il miglior giocatore al mondo? Tutto in 10 minuti. Ma sinceramente, guarda, i premi personali sono sempre un qualcosa che arriva dopo, no? Quello, io penso che tutti noi sportivi che giochiamo, che facciamo uno sport di squadra, non puntiamo a quello. Io sicuramente non punto a prendere premi individuali, no? Se non è la cosa che, per cui io gioco per i miei compagni di squadra, per in quel caso lì la mia nazionale, la mia nazione, il mio paese, quindi il titolo di campione del mondo è un qualcosa che va oltre qualsiasi cosa. Poi i premi vanno, vengono, quelli lì sono, so che a livello giornalistico magari fanno, no? Perché è MVP dei mondiali, così, però per me la cosa importante è essere con i miei compagni di squadra, condividere una cosa così tutti insieme e raggiungere questo traguardo tutti insieme in mezzo al campo, a soffrire, gioire, fare tutto ma come squadra, quindi quella è la cosa principale e fondamentale. Come diceva Federica, è stato un grande mondiale, però anche quello di Flavio, una medaglia di bronzo, è un titolo importante da tenere nel proprio cuore e nella propria, ovviamente nel proprio palmarès. Per te è stato un mondiale importante, è stato un mondiale importante per i centrali brasiliani, perché dietro Loser, l'argentino che ha messo a segno 17 muri e quindi è risultato il migliore a muro, ci siete tu e il tuo compagno di squadra Lucas con 16 muri. Siete lì, siete nell'elite dei migliori giocatori, dei migliori centrali del mondo. Sì, sì, per noi è molto importante questa medaglia di bronzo. Dobbiamo valorizzare questa medaglia in Brasile. Abbiamo perso la semifinale contro Polonia, ma secondo me noi abbiamo giocato molto bene questa partita. Anche Polonia è una squadra bravissima, il gioco finito in dettagli. E andiamo a questa partita di bronzo contro Slovenia per vincere, perché questa medaglia era molto importante per tutti noi. Per me è il mio primo mondiale. Quindi questa medaglia sicuramente sarà in testa per sempre. E invece questa medaglia d'oro, questo mondiale, questo titolo di MVP, di miglior palleggiatore, di probabilmente in questo momento giocatore di pallavolo più popolare del mondo, che Simone Giannelli ha ritrovato a Perugia? Che sensazioni hai provato rientrando per la prima volta dopo il mondiale, aprendo la porta del Palabarton? Che Simone era? Diverso certamente da quello che... No. Più impegnato sicuramente. No, sì, quello che ho sempre cercato di far capire, no, le interviste, anche, ma soprattutto quando si perde, no, che certo noi sportivi siamo sempre giudicati per la vittoria, per la sconfitta, però... Io sono più contento di essere giudicato come sportivo e come persona, no? Perché si vince, ci sono dei momenti in cui va tutto bene, dei momenti in cui si perde, si va male, ma bisogna cercare di mantenere la propria integrità sempre, questa è la cosa fondamentale, quindi non si è dei fenomeni quando si vince e non si è degli scarsi quando si perde, bisogna cercare di trovare un equilibrio, è quello che cerco di fare io tutti i giorni, quindi sicuramente è stato un bel traguardo vincere il campionato mondiale, non è una cosa che succede tutti i giorni, però è una cosa che porterò sempre dentro il cuore,
come tante altre cose belle che sono successe nella mia vita, ma restano nel passato, quindi adesso c'è da andare avanti e non bisogna mai, almeno io cerco di non accontentarmi mai. Nel momento in cui mi accontenterò, penso che smetterò di fare questa vita, quindi ho tanta voglia di mettermi in gioco qui a Perugia, sono molto carico, ho tanta energia da dare ai miei compagni in primis e a tutta Perugia, e sono qui per migliorare ancora con il coach, che anche lui è stato un gran giocatore, quindi capisce le dinamiche nostre, ci sta aiutando molto, e quindi siamo tutti con tanta voglia di fare, tanta voglia di giocare a pallavolo insieme. Io credo che Pietro Cuccaro volesse fare una domanda. Sì, in parte ha già risposto. Ero curioso di sapere come si fa a trovare la forza di migliorarsi dopo aver conquistato di fatto il principale alloro internazionale e aver ottenuto, diciamo, il ruolo di miglior giocatore. Dove trovavi la forza? In parte mi hai risposto, quindi integro la domanda. Hai detto che bisogna migliorare. In cosa ritieni di dover migliorare? Ma sono dettagli, ovviamente più si va avanti, più le cose grandi da migliorare, non è che ce ne sono tante, no? Ma perfezionare i dettagli, quello c'è sempre. Se devo andare nello specifico, penso che posso migliorare un po' in difesa, quindi cercare di tenere su qualche pallone ancora in più rispetto a quello che faccio. Nella gestione degli attaccanti, sicuramente, di solito un palleggiatore arriva verso i 30 anni ad essere maturo, io ne ho 26, quindi ho ancora... Yeah. Ho ancora del tempo per migliorare sotto quel punto di vista lì. E sulla precisione, quello è un costante miglioramento, no? Per un palleggiatore, perché non si può mai smettere di mettersi lì e allenarsi nella precisione, è un lavoro di costanza, quindi quella cosa lì è una cosa che va mantenuta, quindi vedi, sono già tante cose, no? che bisogna migliorare. E poi, come dicevo prima, bisogna studiare. Io studio, guardo e sono uno che cerca di essere sempre abbastanza obiettivo, quindi nelle prestazioni anche come quelle in un mondiale, come nella partita finale che abbiamo vinto, no? Abbiamo vinto, quindi sembra che siamo tutti bravi, tutti dei fenomeni, ma anche in una vittoria così comunque ci sono certe cose che si possono migliorare, come nella vittoria contro Padova, ci sono cose belle e cose brutte, nel senso, nella sconfitta e nella vittoria c'è sempre qualcosa da prendere e da migliorare. Io sono qui per fare questo perché ho una passione grande verso questo sport, quindi sono convinto che, come dicevo prima, una volta che tu pensi di essere arrivato è ora che smetti, quindi io non lo penso assolutamente, anche perché, come dicevo prima, si gioca per la squadra e per i compagni che è vicino, con i quali condividi praticamente la tua vita, perché sei tutti i giorni in palestra con loro e quindi la prima cosa che fai quando sei in campo è cercare di rendere orgogliosi loro, no? E cercare di stare lì come una famiglia e cercare di andare avanti, quindi questa è la prima cosa fondamentale. Poi i riconoscimenti che arrivano, come diciamo prima, i titoli individuali non sono una cosa universale, no? Sono una cosa di un momento, di una competizione di due settimane, non è un titolo di miglior giocatore al mondo, adesso io sono il più forte giocatore al mondo, no, non è così. In quel momento lì è stato reputato che ho giocato bene, quindi mi è stato dato quel riconoscimento lì, ma sono legate a certe partite, non è una cosa, diciamo, universale. Si può dire che questo modo di ragionare è molto figlio dello sport che pratica? Cioè, noi siamo abituati a fare il paragone col calcio. Ovviamente. Provate a immaginare il miglior giocatore degli ultimi mondiali intervistato in una trasmissione come siamo qui oggi, che tipo di risposta poteva dare? Invece vedo un ragazzo di 26 anni, di una umiltà incredibile, di un'abnegazione, di uno spirito di squadra, e anche merito dello sport, del fatto che fai sport e del fatto che fai questo sport e non altri sport. Ma sicuro la pallavolo è uno sport tranquillo, tra virgolette, no? Che ti insegna tanto. Io penso che devo tanto alla mia famiglia, come mi hanno cresciuto i miei genitori, loro... Provengo da una famiglia di tennisti, mio padre è tennista. Tra l'altro, il tuo idolo sportivo, ho letto che è Federer, sì, non è un pallavolista. Esatto, quindi... Beh, il tocco è quello lì, Somma, che anche quello è il mio idolo, non tanto per i trofei che ha vinto, ma per come è lui in generale, come è stato lui durante tutta la sua carriera, no? E quindi devo tanto alla mia famiglia per come mi ha cresciuto e mi ha insegnato tanti valori. Antonello, noi speriamo che segua Federer anche nella lunghezza della carriera, insomma, che appena appeso la racchetta al chiodo.
lui forse è un po' troppo umile, è o non è il giocatore, il palleggiatore più forte del mondo, Simone Giannelli? Ma io credo di sì, però è giusto, cioè ha detto una cosa giusta, cioè nel senso che quello che è il valore di vincere un mondiale rispetto ad un titolo individuale, cioè il mondiale rimane nella storia, cioè nel senso che fra quando lui avrà dei figli, dei nipoti, dirà io in quell'anno e anche magari in quelli successivi sono stato campione del mondo, però cioè è quello che rimane più che il titolo di MVP, che però è ovvio è un titolo che inorgoglisce, di grande valore e quindi senza dubbio, però il fatto di aver vinto un mondiale rimane nella storia, tu entri nella storia, poi se questa squadra diventerà la generazione di fenomeni 2 non lo so perché c'è ancora tempo, però certamente è sulla buona strada e secondo me, cioè mi ricollego a quello che diceva lui, è vero il calcio e la pallavolo sono due aspetti diversi, però non vorrei che magari perché la pallavolo è uno sport più sano, più diciamo di un valore diversi, allora si vada ad intaccare quello che è il valore della persona, perché secondo me se Giannelli magari era un calciatore può darsi anche che ti rispondeva allo stesso modo, no, cioè, quindi cioè, nel senso che è vero quello che dici tu, perché la differenza fra la pallavolo e il calcio è abissale da questo punto di vista, lo si vede anche in com'è la gestione durante la partita, la fine, quindi cioè due mondi completamente diversi, però io credo che cioè, un Giannelli probabilmente nel calcio sarebbe stato forse, avrebbe parlato allo stesso modo di come ha parlato questa sera. Beh, lui ha ragione che non esiste l'individualità nella pallavolo, perché se non c'è qualcuno che riceve, qualcuno che alza e qualcuno che poi attacca non si fa punto, il punto individuale non esiste, vero Simone? Sì, è dura, senza compagni di squadra, poi è uno dei pochi sport dove sei obbligato a fare tre tocchi, no? Tanti altri, tu uno forte magari prende la palla, calcio oppure a basket, pallavolo devi per forza farti aiutare dagli altri, se no non fai niente. Puoi fare un attacco di secondo tocco come fa qualche volta Giannelli. È secondo comunque. Vorrei coinvolgere Flavio e ci provo cercando di fare la domanda più semplice possibile, però ti ho visto particolarmente attento alle parole di Simone, l'hai ascoltato con grande attenzione annuendo più volte e allora ti chiedo, te lo aspettavi così, lo hai visto sempre da avversario, ci hai giocato contro, ma te lo aspettavi così come compagno di squadra, come persona soprattutto? Sì, io aspettavo una persona buonissima sicuramente, perché lui sembra una persona semplice in campo, no? Lui non è quella persona che si fa un attacco, si fa una cosa buonissima, una cosa bellissima, fa tipo, io sono il più bravo, io sono il maestro, e così. Lui non è così, lui sembra una persona semplice e io sto provando questa umiltà ogni giorno qua con lui, con il quotidiano con lui. Lui è bravissimo e sono d'accordo con che lui ha parlato adesso. Noi giocatori dobbiamo essere sempre in evoluzione tutti i giorni e questa umiltà è bravissimo. Oh, in attesa del collegamento che adesso la regia ci attiverà con il primo ospite esterno che abbiamo per parlare della partita contro Civitanova, una curiosità che riguarda sempre Flavio, che è stata riportata proprio nel primo comunicato, in quello di presentazione di Flavio, sei il primo brasiliano della Sirza FT nella storia di Perugia in Serie A. In questa storia pallavolistica sei il primo brasiliano. In realtà Perugia ha avuto altri brasiliani, magari è curioso sapere se li conosci, se li hai sentiti. Credo che uno dei brasiliani, una brasiliana probabilmente, la conosci. Di fatto però il primo brasiliano in assoluto di Perugia fu alla RPA Luigi Bacchi nella stagione 2008-2009, Renato Felizardo. Ma soprattutto per tre stagioni a Perugia ha giocato una tua collega di reparto che si chiama Valesca. E lei è stata una campionessa straordinaria qui a Perugia, ha vinto due scudetti, due Coppa Italia, una Coppa di Lega, una Champions e due Coppe CEB, un'autentica leggenda. Immagino che entrambi in qualche modo ti possano ricordare qualcosa. Sì, conosco tutti e due. Renato Felizardo, io ho lavorato con lui in Minas Tennis Club, lui era tipo un aiutante in campo, quindi conosco lui e anche Valesca. Abbiamo un amico in comune, lei è bravissima, una giocatore bravissima
E sì, conosco tutti e due, per me è un piacere di qua adesso in SirSafe di Perugia essere il primo brasiliano nella storia. Voglio scrivere una storia bellissima qua in Perugia e per me è un piacere. Bene, questa penso sia musica per i tifosi che ci stanno ascoltando. La regia ci dice che è già pronto il collegamento, lo vediamo già in preview, il collega di Civitanova, il collega del Corriere dello Sport e di Today.it, Fabio Petrelli. Ciao Fabio, buonasera, benvenuto a Golden Set. Buonasera Fabio. Ciao, buonasera a tutti. Allora Fabio, giovedì sera ci sarà una partita molto particolare, tra l'altro ci sono due anticipi che guarda caso per il meccanismo legato al dover anticipare le gare che si sarebbero giocate quando invece ci sarà il Mondiale per Club, le quattro protagoniste della Supercoppa Italiana si trovano a giocare fra mercoledì e giovedì in anticipo e si trovano di fronte. Intanto si ripropone per l'ennesima volta il confronto fra Perugia e Civitanova, una Perugia che è a punteggio pieno, quattro gare, quattro vittorie, per Civitanova invece luci ed ombre, le luci sono arrivate dal successo di Trento, le ombre invece dalla brutta sconfitta di Monza. Sì, è giusto perché effettivamente l'andamento di questa prima parte di campionato della Lube lo possiamo definire un pochino sinusoidale, no? Tra alti e bassi, con una vittoria a mio modo di vedere molto importante per il morale, ma anche poi per ciò che concerne proprio anche la classifica in sé per sé, che è stata quella di Trento vinta in rimonta. La vittoria convincente con Modena, a cui poi ha fatto seguito questa debacle, se la vogliamo chiamare così, con Monza, che insomma è stata piuttosto netta e soprattutto ha lasciato anche qualche perplessità nel modo in cui è arrivata, soprattutto legato, il discorso è legato a quel terzo set che è stato perso facendo appena 12 punti, che è tra altre cose uno scarto che io adesso a memoria mi sembra di ricordare un gap in termini di punti in un set analogo nella finale forse del 2019 o in gara 1 in gara 3 a Pala Barton. Non mi sembra che la Lube abbia fatto così pochi punti negli ultimi tre anni in un parziale. E quindi ecco, è stata una sorta di resa anche inaspettata. È vero, squadra ringiovanita, è vero che chiaramente parte con l'intento di intraprendere un percorso di crescita che poi porti i giocatori molto giovani che sono stati inseriti in rosa anche a fare un salto di qualità, uno step di crescita importante per poi diciamo rappresentare poi quelli che sono, vorrei dire giovani estremamente promettenti ma in grado di essere futuribili, in grado di poter dare un apporto importante. È chiaro che questo cammino che viene intrapreso passa anche attraverso delle sconfitte che indiscutibilmente poi possono anche fare male, ma si parte dal concetto che siano terapeutiche e che possano anche poi dare modo ad apportare dei correttivi in grado di poi di non sbagliare più. Sì, infatti un po' inaspettata, soprattutto dopo la gara di Trento che vi aveva visto sotto per 2-0, recuperare e vincere 3-2. Ma sì, quella è stata una reazione sicuramente importante dal punto di vista, secondo me, mentale. Ripeto, a parte i due punti che poi sono finiti nel carniere. A mentale perché ha dimostrato comunque la maturità di una squadra che nonostante sia molto giovane ha comunque capito la maniera corretta in cui calarsi in una realtà dove nessuna partita è scontata. Io leggevo sulle colonne dell'Adige quello che diceva Bruno Darea, ha detto io credo che sia il campionato più pazzo, l'inizio di campionato più pazzo che io mi ricordi. Poi se lo dice Bruno Darè, che insomma qualche annetto di esperienza ce l'ha, c'è da credergli. Quindi ecco, proprio per questo è un campionato che sta dando delle risposte in queste prime giornate particolari, sicuramente contro pronostico, e quindi questo è un motivo in più per mantenere alta l'attenzione. Calarsi come ha fatto la Lube nel match di Trento sotto 2-0, recuperare 3-2 è stato un ottimo inizio ovviamente, però ecco, questo andamento diciamo tra alti e bassi di cui si parlava anche prima credo che sia anche il frutto di una squadra che deve comunque rodarsi. È una formazione camaleontica per certi versi perché riesce comunque a cambiare pelle con diversi giocatori che possono essere impiegati in più ruoli. Abbiamo visto, per citarne due, Zaitsev impiegato prima da posto 4, poi da opposto, Nikolov prima da opposto, poi schierato da posto 4. Quindi diciamo anche l'asset della squadra in sé per sé deve essere anche trovato in maniera definitiva.
Però ecco, guardando avanti, è ovvio che la prima cosa che si richiederà a questa formazione è quella innanzitutto di trovare una sorta di quadratura anche dal punto di vista mentale, nel senso saper sempre e non saltuariamente reagire alle difficoltà. E poi ovviamente terminare quello che è il rodaggio legato anche al fatto, d'altronde le formazioni di quasi tutta la Serie A ne sanno qualcosa, legato al fatto che chiaramente non c'è stato molto tempo per preparare i giocatori che sono tornati, diciamo, dai mondiali abbastanza tardi. Fabio, sarà la 60ª volta che si trovano di fronte giovedì Perugia e Civitanova, al di là delle 31 vittorie Lube e delle 28 della Sir, ci piace sentire la tua opinione su quanto ha scritto oggi un tuo collega presentando proprio questo match di giovedì. Ha detto: la Lube non può più sbagliare con Perugia un solo risultato. Siamo già così, con questo tipo di pressione? Ma io parto da un concetto molto semplice, che è sempre una partita particolare questa, ma non è che lo scopro io, per tantissimi motivi, e poi ne avevamo parlato anche un'altra volta in una chiacchierata che avevamo fatto, perché d'altronde questa è una partita che mette sempre in palio qualcosa, al di là di quelle di regular season. Comunque sono due formazioni che si sono incontrate praticamente sempre quando si è formata quella che è la strettoia che porta poi alla conquista di un trofeo. Che non si possa più sbagliare, secondo me, è forse magari un pochino prematuro dirlo. Il campionato è iniziato da un mese, quindi insomma, adesso che siamo arrivati già a un match che non si può sbagliare, direi di no. Una cosa è certa, e questo mi sento di poterlo dire, sicuramente non deve essere sbagliato, credo, l'approccio alla partita. La scopola di Monza e anche la qualità dell'avversario credo che siano due input molto importanti per regalare comunque un corretto inizio, un corretto approccio al match. Ecco, magari se si vede una formazione scarica, come si è vista magari nell'incontro con Monza, allora magari non è proprio un campanello d'allarme, però bisognerà incominciare, secondo me, a invertire la rotta molto presto, ma definirla da dentro e fuori, secondo me, mi pare un pelo esagerato. Tra l'altro, Fabio, poi le due squadre si ritroveranno dopo pochi giorni per la Supercoppa, che molto spesso viene vista come un trofeo un po' strano, no? Proprio perché è il primo dell'anno, quello dove ancora molti equilibri delle squadre devono assestarsi. Guarda, la Supercoppa gode di una pessima fama, diciamo la verità, perché molte persone dicono: guarda, si vince la Supercoppa, poi non si vince più nulla, quindi... diciamo la verità, alcuni la considerano un po' come un gatto nero, cioè un trofeo che si mette in bacheca, ma poi in realtà è meglio non avercelo, e quindi in realtà è comunque un trofeo. Io resto sempre dell'avviso che, con tutto il rispetto per il Barone de Coubertin, comunque l'importante sia sempre vincere, a prescindere da quello che è il trofeo che è in palio. Quindi per me conta come un primo posto, conta come una coppa da alzare, pertanto credo che sia giusto che ogni formazione la affronti nella maniera corretta e per portarlo a casa. Poi è ovvio, siamo in un momento della stagione molto particolare, ma chi deve fronteggiare, e tutti i giocatori, insomma, i top player lo sanno, chi deve fronteggiare una stagione dove ci sono tanti obiettivi che sono però scaglionati lungo il corso della stagione. Si incomincia con la Supercoppa a ottobre, poi bisogna tenere alta la concentrazione perché a dicembre c'è il Mondiale per Club, poi arriva la Supercoppa, arriva la Coppa Italia a febbraio, poi arrivano Champions League e Scudetto nella fase terminale della stagione. È chiaro che bisogna avere dei picchi di rendimento in concomitanza proprio con i trofei che sono dislocati lungo il corso dei 9 mesi di stagione. Questo è quello, diciamo, un po' più anomalo, perché arriva dopo un mese. Quindi è chiaro che molte formazioni non sono ancora a posto. C'è chi è che deve sistemare ancora qualche acciacco del precampionato, c'è chi ancora non ha trovato la giusta quadratura. È però comunque un banco di prove estremamente probante, secondo me non tanto per vedere quelli che sono i corretti rapporti di forza per quello che concerne la Superlega di quest'anno, ma secondo me anche per vedere quando c'è qualcosa di ghiotto, di sostanzioso in palio, come reagiscono le squadre. E questo secondo me potrebbe essere un dettaglio interessante anche in chiave futura. D'accordo, grazie Fabio, ti ringraziamo per la tua presenza e la tua disponibilità, a presto e buona serata. Ciao Fabio, grazie. Buona serata. Quindi ragazzi, pronti, perché dicevamo già è passato, no? Già Padova è passato,
vi aspettano giorni concitati, credo che domani già partirete per Civitanova. Primo scontro, insomma, con una squadra che, come diceva Marco, per 60 volte insomma, si è scontrata con la SIR, sempre in fasi clou. Sì, sicuramente gli ultimi anni Perugia e Civitanova sono le squadre che sono arrivate sempre in fondo e quindi hanno sempre lottato poi per la vittoria di un campionato, di una Coppa Italia, di una Supercoppa, comunque di un trofeo. Quindi è la prima sfida con loro. Io penso che sono contento che arriva questa sfida in questo momento qua, perché per noi è importante confrontarci contro una squadra del calibro di Civitanova, perché comunque, nonostante la sconfitta recente contro Monza, ma comunque è una squadra con grandi campioni, con grande esperienza, quindi sicuramente ci metterà in difficoltà, sicuramente, sono sicuro, e sarà una bella partita. Sono contento di andare a giocarla anche in trasferta, perché ci serve anche questo, un po' di ritmo fuori casa, perché in casa sappiamo che abbiamo il nostro pubblico sempre, sempre con noi, però secondo me ci serve per farci la pelle dura, come dire, no? Quindi andiamo lì con voglia di fare bene e con voglia di fare una bella partita, una bella battaglia. Non c'è due senza tre, Flavio, dopo Siena, dopo Padova, ancora una trasferta, e dunque tu sei pronto come sempre per partire nello starting six? Sì, sì, dobbiamo essere sempre pronti per partire. Non lo so chi gioca ancora, ma sono pronto sempre, preparo sempre in allenamento anche, per giocare sempre che possibile. Pietro, questa Supercoppa così vicina come data dall'inizio del campionato, no? Proprio oggi la Gazzetta Fede Giorgi diceva che specialmente le squadre che hanno molti ragazzi che hanno partecipato ai mondiali devono ancora un po' rodarsi. Quanto è attendibile questa Supercoppa? Guarda, non so quanto possa essere attendibile, so che io, Marco diceva che io ormai da qualche anno seguo la SIR, purtroppo non tantissimo durante gli eventi, ma vengo alle conferenze stampa, ho fatto la stessa domanda a tutti gli ultimi coach della SIR, a partire da Bernardi, e ti posso dire che a parte Ainen, che ha dato una risposta un po' diplomatica, nessuno gradiva tanto questa collocazione. In generale tutti si sono espressi contro questo calendario un po' troppo ingolfato, mettiamola così, che non consente alle squadre insomma di prendere il ritmo col lavoro settimanale, soprattutto quando sono grandi eventi, ormai ce ne sono praticamente ogni estate. Attendibile per dare la misura della forza delle squadre in questo momento, poi si vedrà, e spesso purtroppo la SIR ha visto come poi quando si arrivi nella fase clou spesso l'andamento della stagione non viene poi confermato nelle partite chiare. Speriamo che stavolta vada bene. Antonello, l'anno scorso la SIR vinse proprio perse la finale della Supercoppa con Trento, e dopo mi sembra una settimana in campionato vinse in maniera perentoria. Sì, ma quello perché ogni partita ha una propria storia. Io credo che cioè questa Supercoppa quanto sia attendibile. Se Perugia vince la Supercoppa, secondo me è di grande attendibilità, cioè nel senso che la squadra più forte che abbiamo in Italia, favorita per tutti i trofei, vince il trofeo, quindi è di grande attendibilità, e quindi saranno i risultati a dire quanto è attendibile. E secondo me però la SIR arriva ovviamente con il ruolo di favorita e destinata a confermare quello che è il rendimento avuto in questo inizio. Diceva lui, sì, questa, cioè, si dice sempre, no, che sembra come un gatto nero questa Supercoppa, però è sempre, cioè, io credo che chi vince è felice, chi perde piange, quindi vincere è sempre importante, poi dopo quello che verrà si dice che non farà mai male, e quindi importante vincere, secondo me chi vince è comunque contento, e Perugia, cioè, va a Cagliari per vincere e con la voglia di vincere, come ricordavano anche sia Flavio che Simone, quindi credo che sia importante vincere, secondo me alla fine sarà anche molto attendibile. Direi che si potrebbe aprire un dibattito sulla Supercoppa porta bene oppure no. Ma lo facciamo subito dopo la pausa pubblicitaria, quando subito dopo però ci ritroveremo con l'appuntamento con il video dei sette cervelli realizzato
questa volta a Padova domenica scorsa, quindi subito dopo la pubblicità, e parleremo ancora di Supercoppa, di Civitanova e anche di Mundialito. A fra poco. Ma mamma faccio che manco stavolta. E mamma faccio credere. Ma sta tranquillo. Ma l'idea ce l'ho. Quasi mi travesto da leone, almeno faccio sì, credere. Lo fa in tre. Tu che dici? E dico che non è mia tanto legale. Ma non è legale sta cosa. Dopo si sgamano almeno la maglia fatta da quella da leone. Ma tanto c'era la raica, volevo dire. Ma sono diventata una pianta. Si ci sgamano già e che se ma se almeno ci squalificano allora, così io che è più davvero. Ma chi fa tanto? Sta zitto, no? A me non ti fa senti che vergogna. Ma s'affoga con sta cravatta. Ma io te l'ho detto. Ma beh, te li c'è anche lui. Ma perché che c'ha la cravatta del camarista? No, e che lui vuol fare? Ecco, mi per. Un po' come mi per, ma dopo s'affoga con sta cravatta, Ma non dare. Ma non essere esagerato, già. Allora, se sei tanto bravo, fammo il vedere tu, allora. Ma ascoltalo, nonna Mulica. Ma sta fa il fenomeno, ma guarda che nodo c'ha lui. Ah, ma è come il fa lui, è sicuro, non ci vuol tanto. Col mio il nodo? Avete il favore io, guarda. Tanto come il vedi mio. Vedi come si fa il nodo senza strozzarsi? Un giambone, nonna. Erme le Maldive, io e il mio marito stemma a fare l'amore, ma lui non rendeva, io il vedevo che lui non rendeva. E c'era una lì vicina, no, altra che ci svendeleva per farci ste meglio, capito? Sono scesa dal letto e gli ho detto la frega, faccia tu al posto mio, capito? Allora il mio marito si chiedeva, gli ho detto, hai visto come si sventola? Ma le potature degli ulivi, tu le t'appoggiate? A lui? Te lo dico subito, un po' nella setta davanti all'ingresso. Dopo col trattore le importate un po' laggiù, insomma le mo sparpagliate un po' a cazzo di cani. E il mio consiglio è sempre quello di dargli fuoco già, Ma qual era quello superdoteto? E dovrei essere quello laggiù, perché cammina malamente, sicuramente è lui. Ma quello che c'ha davanti, ci ha messo i calzetti o è lui? Ma la paralisi, ma quella il è l'ernia, volevo dire. Tu dichi? Ma per in che? Era il pallone. Beg più un cazzo. E niente. E è passato da tutto e io ho tirato da botte, ma l'ho spadelletto, no? Dopo è andato passato da altre da botte. Non l'ho chiappato un'altra volta, ma non di tu sei guerci, cocco. Allora, mister Anastasi, i primi in classifica, 4 vittorie di fila. Sì, indubbiamente è una bella partita, siamo primi, molto felici siamo noi altri. Però non dobbiamo distogliere l'attenzione da una cosa che per me è troppo importante, la mia giacca. Questa giacca la vogliamo raccontare veramente per quello che è? Oppure vogliamo parlare solo di pallavolo? Scusatemi, Io ho la cosa importante che ho addosso è la giacca. Io ci tengo tanto alla mia giacca. Dove l'ho presa? Perché non mi domandate quanto l'ho pagata? Quanti bottoni c'è? Non lo so. E grazie ancora a Luca e Fabrizio dei Sette Cervelli che puntualmente tutte le settimane ci regalano queste chicche. Marco, nella Supercoppa troveremo anche Trento, quindi a proposito abbiamo un altro collegamento. Eh sì, troveremo soprattutto Trento perché sarà il nostro avversario in semifinale. Noi non possiamo che parlare di questa partita con il più grande esperto di volley trentino che esista sulla faccia della terra. Abbiamo infatti collegato con noi Francesco Segala, il mitico Franz, capo ufficio stampa dell'Itas Trentino. Ciao Francesco, buonasera e benvenuto a Golden Set. Ciao, buona serata a voi. Presentazione esagerata però, mi metti in difficoltà così. Allora Francesco, siamo pronti per ritrovare un'altra volta la sfida fra Perugia e Trento. Se
dicevamo qualche istante fa che fra Perugia e Civitanova siamo arrivati alla 60esima, qui siamo a quota 47, direi che comunque un buon numero di sfide che hanno caratterizzato la storia appunto dei confronti fra Perugia e Trento, che per l'ennesima volta si trovano tra l'altro di fronte in Supercoppa, un film in qualche modo già visto, ma un film che sarà completamente diverso, immaginiamo, da quello delle altre volte. Due squadre che arrivano intanto a questo appuntamento in un modo molto diverso. Perugia, come ha detto il vostro presidente Bruno Daré, oggi lanciatissima, addirittura ha detto non vedo chi possa contrastare Perugia, ma in realtà Angelo Lorenzetti la pensa in maniera diversa, è una partita secca e tutto può succedere. È l'ennesima semifinale al di là della singola competizione, se poi teniamo conto anche di semifinali di Coppa Italia, semifinali Scudetto e non ultima la semifinale di Champions League che va in scena da due edizioni a questa parte del massimo trofeo europeo. E prima di questo collegamento guardavo per curiosità un po' di statistiche, sai che sono molto legato a questo, e si vede che Perugia sta facendo un campionato a sé, ma non lo dico per tanto per cercare di scacciare gli eventuali pronostici. Perugia è la squadra che numeri alla mano mura meglio, più muri per set di tutte, attacca meglio col 57% di squadra e batte e realizza più istituti, addirittura 33 nelle prime quattro partite, ed è anche l'unica squadra imbattuta della Superlega. Quindi direi che il primato è assolutamente legittimo. Trento è decisamente più indietro, anche perché ha avuto un avvio di campionato non semplice, condizionato anche da un infortunio, comunque da un'indisposizione di Sbertoli per un paio di partite, che ha costretto la formazione trentina anche a rallentare quel processo di crescita inevitabile che si ha nelle prime giornate. Però anche è vero che stando in campo probabilmente quel processo di crescita riesce a generarsi meglio. 5-7 giovedì scorso contro Civitanova, 5-7 domenica con Cisterna, e domani c'è la partita a Modena che promette, credo, ulteriore equilibrio. Quindi sicuramente Trento non si presenta come favorita a Cagliari, però effettivamente in una partita secca, come giustamente ricordava Angelo Lorenzetti, bisogna provare a cogliere le occasioni che si creeranno. Se saranno tante, Trento forse riuscirà a farcela; se saranno poche, inevitabilmente il risultato arriverà per lui. Hai ricordato del rientro di Sbertoli. Riccardo Sbertoli è rientrato domenica nel match contro Cisterna, contro la grande sorpresa di questo campionato. Non è stato per niente facile aver ragione della squadra di Fabio Soli, ma certamente è determinante l'aver riportato in cabina di regia il vostro palleggiatore titolare. Sì, e oltretutto rispetto a quando si era iniziato il campionato, quindi nelle prime due partite in cui Bertoli effettivamente c'era, si sta utilizzando un assetto diverso, ovvero con Kandinsky opposto puro, schierato proprio in diagonale a Bertoli, come era successo nelle precedenti partite quando a palleggiare invece era il giovane De Palma, e con Lavia e Michietto schierati in diagonale modello nazionale. Quindi questa è una variazione ulteriore rispetto a quello che si è visto nel recente passato nella metà campo di Trento, e forse può anche essere uno spunto, una chiave di lettura ancora più interessante in vista delle prossime partite, non solo quella di Cagliari con Perugia, ma anche quella di domani con Modena. Ovviamente, essendosi fermato per un paio di settimane, Sbertoli deve ritrovare un po' di intesa, deve ritrovare meccanismi, deve trovare anche le migliori sensazioni rispetto a questo nuovo tipo di assetto, che non so se verrà confermato il gioco lungo, però in questo momento tutto sommato credo che abbia pagato, anche perché tu accennavi prima Cisterna. Io credo che Cisterna, la BLM Group Arena, domenica scorsa abbia dimostrato che quel primato a punteggio pieno, fino a quel momento condiviso proprio con Perugia, non fosse assolutamente casuale. È una squadra che gioca bene, disposta bene in campo, difende tanto, e che ha trovato in giocatori come Dirlic, Sedlacek, e poi anche con l'alternanza, se vuoi, dello schiacciatore Tuluco Bayram e Caliberda, per buone uscite d'attacco su palla alta. Bene Franz, chiudiamo con una battuta. Ti faccio salutare una persona che forse dovresti conoscere, perché è qui in studio con noi, Simone Giannelli. Ah, ma se sapevo che c'era Simone sarei intervenuto mezz'ora prima, avrei tante di quelle cose da chiederti. Ciao. Sono contento di rivederlo a Cagliari già domenica. Voi non lo sapete, non so se l'ha raccontato, ma siamo molto legati,
a Simone mi legano tantissime cose, tra le tante quello di averlo visto crescere e diventare il campione che è. Ancora adesso quando gioca io difficilmente riesco a cambiare canale, nonostante giochi con un'altra maglia, però è difficile non fare il tifo per lui, più facile ovviamente farlo quando gioca in nazionale, un po' più difficile quando gioca con Perugia che quando gioca contro di noi, però insomma ci sta. Bene. Bene, grazie, grazie Francesco, è stato un piacere come sempre averti nostro ospite, un abbraccio grande e alla prossima. Grazie, domani, buona serata. Ciao. Ciao. Simone, belle parole ha speso per te, eh? Sì. Beh, tu sei cresciuto proprio fin da bambino lì a... Sì, sì, sono cresciuto insomma da quando ero piccolo, quindi conosco tante persone a Trento e sono legato a molte di loro, Franz è una di quelle, è un amico e... Li voglio un sacco di bene perché è veramente una brava persona e tutte le volte che torno a Trento appunto ci vediamo sempre per fare due chiacchiere perché come dicevo è un grande amico e quindi quando facciamo queste competizioni sono sempre contento di ritrovarlo. Parlando di Supercoppa, perché ormai ci siamo, chiederei supporto alla grafica per vedere un po' come si svolgeranno le due giornate, quelle di lunedì 31 ottobre e di martedì 1 novembre, perché lunedì 31 ottobre alle 17.30 ci sarà il primo incontro fra Cucine Lube Civitanova e Valza Group Modena e alle 20.30 appunto la Sirsafe Tisusa si scontrerà con Itas Trentino. Le finali per il terzo quarto posto invece si terranno martedì 1 novembre alle 14 e la finalissima alle 17. Tra l'altro diciamo che dopo 11 anni la Supercoppa italiana torna in Sardegna, Palapirastu è il tempio dove si giocherà questa competizione, dove si assegnerà il primo trofeo della stagione. Nel 2011 si giocò ancora in Sardegna, in quel caso ad aggiudicarsi il trofeo fu Trento che superò per 3-1 Cuneo. Per Perugia è la settima partecipazione, 4 finali di Supercoppa italiana, 2 vittorie contro la Lube e 2 finali invece perse contro Modena. Insomma sarà un appuntamento importante, si è detto il primo trofeo della stagione, Simone dicevamo non sappiamo se prevale chi vorrebbe considerarlo un trofeo che non porta granché bene, noi ne abbiamo un buon ricordo perché fu il primo del triplete, quindi lo consideriamo certamente un trofeo importante. Diciamo che c'è una corsa a darvi il ruolo di favoriti, abbiamo detto di Bruno Daré che dice non sappiamo chi possa fermare questa Perugia, Zaitsev 10 giorni fa alla Gazzetta ha detto sicuramente vince Perugia, insomma ve la stanno un po' tirando, bufando un po'. Sì, faccio questo sospiro perché insomma questo qua è un po' il gioco degli atleti quando no, cercano di dar pressioni alle altre squadre, ma ognuno è libero di fare quello che vuole, insomma io penso che io non sono di questo avviso, non faccio così quando mi chiedono un parere, sono convinto che tutte le squadre vogliono vincere, noi vogliamo vincere, scendiamo in campo per vincere sicuramente, stargli a ascoltare troppo cosa dicono gli altri di quanto siamo forti, bravi e belli, sinceramente non mi interessa perché questo non ti aiuta a vincere, non serve a vincere, non crea la mentalità vincente. La mentalità vincente è quella che ti fa stare in una bolla, non ti fa ascoltare quello che dicono gli altri perché lo fanno solo per darti pressioni che non servono e quindi noi abbiamo voglia di divertirci in campo, di giocare e cercheremo di fare di tutto per fare una bella partita con Trento. L'anno scorso non è andata benissimo contro Trento in semifinale, insomma è durata poco la partita e quindi cerchiamo di fare una bella battaglia perché sicuramente Trento è una squadra che ha degli attaccanti veramente forti, tutti quanti, e hanno tutte le partite che hanno fatto, sono state partite tirate, è una squadra che non molle, che ti fa giocare il punto a punto, quindi sarà una partita tosta dal punto di vista fisico e tosta dal punto di vista mentale, ne dovremmo essere tosti sotto tanti punti di vista e cercare di fare la nostra partita per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Sì, volevo fare una... No, dicevo, lasciami fare l'aziendalista perché la semifinale si gioca lunedì, quindi ampi aggiornamenti nel corso della trasmissione fuori campo e poi martedì sera voi... dopo lo diremo, non fare troppo l'aziendalista. Con il mondiale... Chiedo a voi due, con il mondiale per club,
di dicembre, gli obiettivi della Sir cominciano a essere numerosi, insomma 5. Tanti? No, cioè nel senso che è una squadra che ha le potenzialità, la possibilità, i numeri per poter lottare per così tanti obiettivi e quindi credo che quello che sta facendo l'allenatore sia indirizzato in questo contesto. È vero che all'inizio in estate non si sapeva di questo mondiale, però credo che tutto sommato si riesca ad assorbire questo innesto nella programmazione stagionale. È vero, ci saranno due viaggi che magari potranno complicare dal punto di vista fisico la tenuta dei giocatori, però credo che non ci saranno grosse difficoltà. 5 obiettivi sono tanti, però sono dislocati, diciamo, periodicamente nell'arco della stagione. E secondo me, cioè, questo mondiale sì è importante, però guardando avanti ritengo che si debba capire quello che si vuol fare di questo mondiale, perché secondo me se lo si vuol valorizzare di più allora bisogna dargli una diversa collocazione, una diversa programmazione e un diverso aspetto. Se invece deve rimanere una manifestazione sì importante, però un po' fine a se stessa, allora può anche andare avanti così. Del resto io credo che nel calendario, nella programmazione della pallavolo a livello internazionale occorra una riordinata generale e ovvio questa è un'opinione personale ma condivisa anche da molti addetti ai lavori, e tra le tante manifestazioni internazionali che vanno un po' riordinate, una di queste è certamente il mondiale per club. Pietro? Allora, premesso che ai tifosi come ai giocatori insomma faccia sempre piacere vincere, l'obiettivo sia sempre vincere, ma direi che fuori di retorica per i sirmaniaci l'obiettivo sia quello di ricucirsi lo scudetto, mentre invece per il presidente Sirci sia insomma questo sogno Champions di cui ogni tanto parla. La sensazione da commentatori è che questi appuntamenti siano, diciamo, una sorta di allenamento, una sorta di banco di prova prima poi del fine della stagione. Prima di chiudere, di passare ai saluti, siamo quasi alle battute conclusive, abbiamo però due sorprese per i nostri ospiti, fornite dal Solerte Ufficio Comunicazione della Sirzafeti Susa Perugia. La nostra rubrica social ci propone due cose un po' particolari che poi commenteremo in studio con i nostri ospiti. Giannelli già lo sa perché già ride, quindi no. Non è una sorpresa. Vediamo questa clip dedicata a Simone Giannelli. Fai tu. Allora ragazzi, questo è non è per te, scusa, no, Simone Giannelli con la mordanza in mano. È un piccolo presente per lui che è stato molto bravo. E noi siamo più bravi di lui che facciamo questo. Ho paura, veramente. Bravo, un applauso. Grazie. Wow. Sceriffo? È scritto giusto, tra l'altro. Sceriffo. Tu sei veramente Simone, non ho capito dall'audio il perché di questo presente fatto dalla squadra. Ma è una storia lunghissima, veramente, non abbiamo il tempo. Dico solo che la mente dietro tutto questo è Oleg, Plotinsky, che ha sempre ovviamente delle idee, sì. Veramente l'appellativo con cui l'ho chiamato è quello con cui lo chiamo tutti i giorni, perché è veramente così. Però no, è simpatico e sono contento di... Sono bei momenti, ci divertiamo, questo è uno dei segreti. E questo è fondamentale. Abbiamo anche il contributo per Flavio. Shorty, it's your birthday. We go party like it's your birthday. We go sip a party like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday.
velocissimo, però in effetti erano le primissime immagini di Flavio a Perugia. Un'emozione per te, ma soprattutto per noi, vederti per la prima volta con i colori di Perugia. Sì, sì, per me sicuramente è un'emozione molto grande di essere qui in Perugia, una squadra fortissima, grandissima, che io volevo giocare e questo sogno sta tornando realtà. Tu vieni da una, prima di arrivare in Italia, da un'esperienza in Polonia, ti sei trovato quest'anno con un allenatore che viene a sua volta dall'esperienza polacca, in qualche modo questo vi ha facilitato il contatto? Sì, sì, ho giocato contro lui, lui era l'allenatore di Varsovia, ho giocato contro lui, abbiamo una confusione in una gara contro la mia altra squadra, Zawiercie contro Varsovia. Ma lui è bravissimo, sto conoscendo lui meglio adesso e sì, sì, sembra una persona buonissima. E a proposito di allenatori e di rapporti fra ex palleggiatori, ora allenatori e un palleggiatore, negli ultimi mesi te ne sono capitati ben tre, Simone, da De Giorgi a Gerbic, adesso Anastasi. Quali sono le caratteristiche del rapporto fra un allenatore ex palleggiatore e il proprio palleggiatore? Sì, beh, Anastasi non era un palleggiatore, era uno schiacciatore, quindi ci tengo a sottolinearlo perché non vorrei fare figuracce. No, sicuramente, guarda, il discorso è che avere un allenatore che è stato ex giocatore ad alto livello, insomma, ti aiuta perché lui conosce le dinamiche, no? E quindi in certi momenti sa che deve dire due parole, in altri momenti magari sa che è meglio lasciar correre, quindi... E poi ti porta sempre la loro esperienza, che è sempre qualcosa di utile, quindi per noi giocatori è un valore aggiunto sicuramente. Al Mondiale abbiamo visto un'immagine molto bella di uno scambio quasi sul podio fra te e Gerbic. Dici che cosa vi siete detti? Bah, no, non posso dirvelo. No, vabbè, ma lui è stato un allenatore che è stato l'anno scorso qui, quindi mi ha dato tanto perché sicuramente mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista, perché è stato un grande palleggiatore anche lui, quindi mi ha dato degli spunti e io sicuramente non dimentico le persone che hanno lavorato con me e tutti quanti quelli che hanno lavorato con me mi hanno sempre lasciato qualcosa, quindi è semplicemente stato questo. Bene. Sì, siamo, io direi che siamo in fondo. No, io devo fare un'altra domanda perché me l'hanno chiesto, una curiosità di Simone Giannelli. In molti mi hanno chiesto, Simone, perché tu porti sempre la maglia termica, anche ai mondiali che era caldo, anche al palazzetto al Palabarton che sono 40 gradi, perché porti sempre la maglia termica sotto la divisa? Perché sì, giocando sudo molto e quindi sulle braccia ovviamente c'è tanto sudore, con quella trattiene il sudore e ho più contatto con la palla. Una motivazione proprio fisica, noi invece pensavamo chissà che di scaramantico, no, assolutamente, assolutamente no. Sì, dicevamo, siamo in chiusura, però noi vi diamo appuntamento per una super puntata, quella che sarà proprio martedì prossimo, 1° novembre, in occasione della... che martedì cade proprio con la finale di Supercoppa. Saremo collegati con Cagliari, dove non diciamo niente perché vedremo cosa succederà. Ah, sì. Le due gare si svolgono alle 14 e alle 17, noi andremo regolarmente in diretta alle 21:30 con tanti contributi, speriamo... Bei contributi, no? Sì, ci auguriamo che sia una bella puntata che possa regalare tante belle sorprese a chi ci seguirà anche martedì prossimo. E quindi non ci rimane che salutare gli ospiti che questa sera sono intervenuti alla terza puntata di Golden Set. Un grande ringraziamento e un grande saluto alla centrale della Sir Safety Susa Perugia, Flavio. Buonasera, grazie. Grazie a voi. E altrettanti ringraziamenti al grande Simone Giannelli, palleggiatore della Sir Safety Susa Perugia. Grazie Simone. Grazie a voi. E allora invece da questa parte in tribuna stampa grazie per il loro contributo ad Antonello Menconi, giornalista della Gazzetta grazie dello Sport, e a Pietro Cuccaro, a giornalista di Umbria TV. Grazie mille. Prima di ripassare la parola a Federica, il mio grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e a te Federica. Grazie a tutti e come dicevamo l'appuntamento è martedì 1° novembre con Golden Set, puntata speciale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.